Salve ragazze, eccoci in un nuovo video. Allora ragazze, per realizzare questo anellino abbiamo bisogno di pochissime cose. Ho scelto di utilizzare un acrigel thermos che cambia colore in base alla temperatura e ho scelto di utilizzare questo qui che è violet blu. Ecco, vedete? Col freddo è viola. Poi un acrigel lumos che questo qui invece si illumina al buio. E ho scelto questo qui celeste, ho cercato di abbinare un po' i colori tra di loro. Poi ho bisogno di un acrigel trasparente, eccolo, un acrigel glitterato e ho scelto questo qui, glitter blu, che ha all'interno questi micro glitter multicolor, bellissimo. E poi per dare un tocco in più, ovviamente questo poi è scelta vostra, ho scelto di utilizzare delle paillette che ho comunque nel cassetto che non utilizzo mai. Le andremo a mischiare un po' con l'acrigel. Allora, ragazze, cominciamo a prepararci prima l'acrigel trasparente con i glitter e i paillette. Quindi vado a mettere. Un po' di acrigel trasparente con una spatolina vado a prendere una quantità di glitter blu. Ecco, la posiziono qui sopra e ci mettiamo anche qualche paillette. Non tante. Giusto qualcosa che si intraveda, un po' più grande all'interno di glitter. E cominciamo a mischiare il tutto. Ecco qui, una volta che abbiamo mischiato bene bene il tutto, cominciamo con prendere la misura per il nostro anello. Questo passaggio ve l'ho mostrato già in un altro video e questo video lo trovate sempre sul mio canale, tra i video precedenti, anello in gel o in acrigel, una cosa del genere, credo in acrigel perché mi pare che ho utilizzato sempre l'acrigel. Allora ci vuole un foglietto, questo qui, delle cartine. Io lo taglio perché sennò è troppo lungo. Prendiamo un pezzetto di scotch, utilizziamo questo scotch qui che adesso non ricordo il nome. Comunque questo scotch in pratica non rompe la carta quando lo andate a rimuovere. Quindi tagliamo un pezzetto di questo scotch e cominciamo ad avvolgere la nostra cartina intorno al dito che decidiamo di fare il nostro anello. Scegliete il dito dove volete indossare questo anello e una volta avvolta tutta la cartina intorno, cominciamo a chiuderla con lo scotch. Aspettate che ecco. Eccomi qua. Chiudiamo la nostra cartina con lo scotch in modo tale che non venga lo scalino che c'è con il foglio. Quindi io vado a disegnare poi il mio anello sullo scotch. Ok?
E una volta fatto questo, presa la misura, possiamo rimuovere piano piano la nostra cartina dal dito, perché la misura rimane comunque nella posizione che abbiamo dato alla nostra cartina con lo scotch intorno. E quindi adesso non ci resta che cominciare a ricreare il nostro anello. Allora, come vi dicevo, utilizzerò questi tre prodotti. Quindi possiamo posizionare un po' mischiati gli acrygel sul nostro anellino. Prendiamo anche questo glitterato, lo mettiamo un po' mischiato, ragazze. Poi voi quando lo andate a modellare si sposta tranquillamente. Poi scegliete voi anche la larghezza, soprattutto dell'anellino. Cominciamo a modellarlo un po', poi se c'è bisogno di aggiungerlo, lo aggiungiamo man mano. Quindi cominciamo a bagnare il nostro pennello nella soluzione e cominciamo a spostarcelo. Come vogliamo. La cosa bella dell'acrygel è che lo spostate come volete, ragazze, per questo io li realizzo con l'acrygel e non col gel. Che ecco, l'ho messo un po' nel dito per farlo prendere la forma, per fargli prendere la forma rotonda. Cerchiamo di farlo quanto più dritto possibile. Così andremo a limare pochissimo. Ecco qui, soddisfatte del risultato, ragazze, lo infiliamo nel dito per fargli prendere bene la forma rotonda. Ecco. E andiamo in lampada in questo modo qui. Una volta spinto, andiamo a sgrassare il nostro anellino. E pian piano lo cominciamo a staccare. Vedete come si stacca facilmente? Ecco qui. Lo andiamo a staccare e lo mandiamo in lampada per altri 60 secondi per far asciugare bene l'interno.
Una volta asciugato, andiamo a sgrassare bene sia l'interno che l'esterno e cominciamo a limarlo. Prendiamo una limetta e facciamo in questo modo qui. Dritto dritto. Da un lato e dall'altro. Per dare la giusta misura al nostro anellino. Ecco qui. Adesso, se vogliamo, possiamo andare anche con una punta di una fresa, molto leggeri. Allora, se avete paura di farlo con la fresa, potete tranquillamente andare a fare tutto questo passaggio con una limetta. Una volta che il nostro anellino è bello dritto, ci andiamo a fare un'ultima controllata di qua e di là e andiamo a spolverarlo bene bene. E poi prendiamo un top finish lucido, super lucido e andiamo a sigillarlo tutto quanto. Se volete potete fare metà per volta. Andate bene bene anche sui bordi. Mandiamo in lampada. Una volta asciutto, fate l'altra metà. E mandiamo in lampada di nuovo. Terminato, controllate che sia tutto sigillato e finito di sigillare la parte esterna, andiamo a sigillare anche la parte interna. Rimandiamo in lampada per 60 secondi. Dopodiché, ragazze, ho preparato una ciotolina con dell'acqua fredda. Aspettate che spengo anche la luce perché vi faccio vedere l'effetto finale. Allora, vi faccio vedere l'effetto finale. Siete pronte? Ed ecco qui il mio anellino luminoso al buio e oltretutto, a parte il fatto che è luminoso al buio, il mio anellino, aspettate, ecco, il mio anellino cambia colore in base alla temperatura. Lo facciamo stare pochi secondi in acqua fredda e cambierà colore in base a come avete la temperatura corporea. Guardate qui quanto è carino, vedete, ho passato la mano calda, è diventato subito azzurro. Ecco. E
E questo qui è l'effetto finale. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stata utile. E se vi è piaciuto lasciate un bel like, vedete le paillettes grandi come risaltano all'interno del nostro anellino. Se vi è piaciuto lasciate un bel like e se avete, non so, altre idee, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo prestissimo per nuovi altri video. Un bacione!